Giuliano Marongiu. Buonasera a tutti, bentrovati in una maniera un po' insolita per aprire la nostra trasmissione, credo con note di poesia e questo sottofondo che crea una particolare suggestione. E la suggestione nasce dalle voci e dall'immagine che il gruppo, il coro Soscanarios, ci regala, ma che adesso introdurrà Frogas, un momento dedicato e ispirato a una poesia di Joyce Lussu, 30 anni di vita, 30 anni d'amore. 30 anni, mio compagno, 30 anni. Le nostre vite sono intrecciate come i vimini di un canestro, come l'olivastro e l'innesto, come due storie raccontate dalla stessa voce. Mar pilat in tutto già carena, su disi tu mi pica da pensare, trintando su un calas con panzo meu, che aberrimo senza si firmare, liga orde già petto che intane. Danno su un pago so abbastanza, allo scontare pare mi davatta. Sospiro suo de panuro che in te, tornao su di colore de prata. Sorme orfin de panda innocente. Pare chi si ampago so strintando, prodotto su chi in cara va di natto. A quanto all'area a seguire il preo, allo sconoschera di porre fatto. Andare in Cina viene so teremo, ed è la luna che pica. Coro Soscanarios, di nuovo un canto d'amore dedicato da Joyce Lussu al compagno di una vita, un canto d'amore che noi abbiamo voluto
restituire a questa grande scrittrice e poetessa. Io vorrei vicino a me il direttore, il maestro Bobo Renuvoli, che applaudiamo. E dal quale, grazie, benvenuti, e dal quale magari più tardi ruberemo qualche notizia preziosa, perché lui un po' la storia del canto e del coro in Sardegna l'ha fatta, e quindi è giusto che dopo ci dica qualcosa che possa in qualche modo renderci un pochino più conoscitori della nostra tradizione, perché a volte ne parliamo tanto, la apprezziamo tanto, ma non sappiamo poi bene le cose che magari contano. E allora con loro ci ritroviamo anche più tardi, e dopo la pubblicità invece avremo un momento particolare. Vogliamo definire particolare. È tornata a trovarci la signora Desolina. A tra poco.